Allora, si comincia? Certo. Ciao a tutti! Ciao! Allora, si sa, ci sta questo piccolo problema alla macchina, ancora da finire di sistemare. Da finire di sistemare, quindi non è che ci possiamo spostare più di tanto. Allora si va a fare un giro in una strada che passa sopra il paese dove stiamo. Sì, nella nostra bellissima Buti, diciamo che c'è un sacco di posti belli da scoprire che noi, nonostante si stia qua, a volte non li conosci neanche, no? E allora, visto che il signorino Teddy necessita di continuo movimento, e abbiamo deciso di fare una bella passeggiata a piedi. Non sappiamo dove ci porterà, però lo scopriamo insieme. Vabbè, così oggi facciamo così, dedichiamo questa nostra giornata a Teddy, così magari ve lo presentiamo un po' meglio, no? Perché fra l'altro in tanti ce lo chiedete, di Teddy com'è, se è stato bravo nei viaggi, com'è, come non è. Non è solo Teddy vai dietro, ce ne sarebbero tante, tipo Teddy stai fermo, Teddy è un mondo a sé. Capito? È il fantastico mondo di Teddy. Il fantastico mondo di Teddy. Vabbè, vi portiamo dentro il fantastico mondo di Teddy. Andiamo. Si parte subito con la scalata della montagna. C'è da dire che Buti è in salita. Bravo Teddy, tirami. Andiamo. Vedi cosa c'è scritto qua? È obbligatorio l'uso del guinzaglio, eh? E ce l'ha. Siamo pronti, noi ci siamo tutto per andare a giro, diglielo. Comunque, maggio è arrivato prepotente, Caldo, eh? Caldo. Abbiamo scoperto, tra l'altro, che se questa strada qua, se avessimo voglia di farla tutta, ci porta ai piedi del Monte Serra. Ma ora? No, ora è troppo farla. È però, lunga. Però l'idea è quella. Cosa c'è qua? Tanto il casca di sotto. Ora dove andrà? Oh, casca di sotto. No, speriamo di no. Andiamo. Oh, lui voleva andare di qua. Andiamo a vedere cosa ci sarà in questa strada di qua. È un bel sentiero pulito, dai. Sì. Guardate. Teddy, è una strada più semplice, no? Quando vi dicevamo che era un fantastico mondo quello di Teddy, è proprio perché è così. Te parti per fare una passeggiata normale e poi lui ti scombina tutti i piani. Sì, però ognuno ha il cane che si merita. Alla fine anche noi con questi posti un po' così. Sì, ma qua è, andiamo a nozze. Qua è un po' troppo così, sì, eh. Troppo, ora mi buco. Dove ci ha portato? Teddy, aspetta. Oh, ma state a te. Cosa c'è qui? Ma? Questa è una vecchia casa, un vecchio. Questa è una casa abbandonata di sicuro. La signora casa. Andiamo a vedere di qua, eh. Vai piano, Teddy. L'acqua,
No, si butta, amore, poi andarla a prendere, ma dove vai, Oh, cosa ha trovato? Questa è un'altra tipica scena da Teddy, ma proprio tipica. Comunque ora abbiamo trovato questa casa abbandonata, da quanto si può vedere assomiglia quasi a un frantoio. Ora andiamo un po' a vedere meglio nelle stanze sotto cosa c'è. Ci documentiamo anche con le persone proprio di Muti, perché noi non è che siamo proprio... Vediamo un po' cosa... Visto che ce l'ha fatta scoprire, approfondiamo un po' la sua storia. Fa schifo, Oh, Teddy! Sì. Ferma tutta l'acqua, guarda. Teddy, c'è la cascata di lì, eh? Amore, ti brontola, eh? Ha paura che ti allontani? Arrivo. No? No, no. Andiamo, Teddy. Questo video era iniziato come la presentazione di Teddy, e meglio di così, penso che un po' l'idea di quello che è ve l'ha resa, giusto? È giusto, proprio ora, guarda. E poi si spiega anche perché quello fa proprio parte della caratteristica di quella razza lì, Perché ci chiedono spesso, ma che razza è? E si può dire che le abbiamo sentite un po' di tutti i colori. Poche persone l'hanno indovinato, Ci hanno detto che era un boxer, che era un Amstaff, se era un pitbull, se era un pitbull nano. Quello è stato bellino, il nano ha vinto. Poi gli hanno detto che era un wusterino, gliel'hanno detto di tutti i colori. Comunque lui invece è uno Staffordshire Bull Terrier, è una razza inglese. Viene volgarmente chiamato il pitbull inglese, però non c'entra assolutamente niente col pitbull. È bravo, al contrario di quanto la gente possa pensare, che la prima cosa che ci chiedono è: ma è cattivo? No, Teddy è proprio, in Inghilterra è considerato il nanny dog, quindi un cane adatto a persone anziane, a bambini, a famiglie, e lui ha un attaccamento alla famiglia proprio allucinante, un po' come tutti i cani, però lui proprio si vede anche nei modi di fare che ha a casa. Sì, diciamo che queste razze qua all'origine erano cani usati per la caccia e per i combattimenti. Ecco un po' anche da cosa deriva questa cosa dei combattimenti, del cane aggressivo. In realtà tutto dipende anche da come viene abituato. Infatti gli staffi sin da cucce gli hanno bisogno comunque di sfogarsi, una persona anche che gli faccia capire le regole sin dall'inizio, ma come dovrebbero essere un po' con tutti i cani. Però è un cane anche che ha bisogno di sfogarsi, correre, mordicchiare, anche perché hanno questi denti particolari, questa bocca gigante che sembra un po' sempre che sorrida, no? Quando è a bocca aperta, infatti li chiamano anche i cani che sorridono quelli. In realtà è bravissimo, e il suo modo di comunicare, di relazionarsi con le persone è sempre comunque positivo. Certo, poi ama la tranquillità, diciamo, quindi non è un cane che lo puoi portare al bar tutto il giorno o nella gran confusione. Lui preferisce, ecco, questo ambiente, ma molto probabilmente perché è un'abitudine che gli abbiamo dato anche, di queste cose qua. Però in realtà è bravissimo, è un cane che è unico, è Teddy, non si può descrivere in nessun'altra maniera. È un casinista nato. Diciamo, l'unica difficoltà che può avere un po', una limitazione, con gli altri cani maschi, soprattutto. A meno che non siano cuccioli, allora con i cuccioli va bene tutto. È amante dei gatti. Quello lo dobbiamo dire, perché non tutti i cani. Teddy è un amante dei gatti, tant'è vero che in casa con noi vive anche Rocco, che è il nostro gatto, è l'amico di Teddy,
e lui non è pronto per fare le uscite con noi, non è mai stato, è un gatto che vive in casa, insomma. Però si cercano tutto il tempo. Sì, cioè, si mancano. Quando infatti siamo andati via per il viaggio, ecco, Rocco, la cosa che forse ha sofferto di più è la mancanza di Teddy, no? Perché e Teddy fine... anche, perché poi quando siamo arrivati la prima cosa che ha fatto è andata a cercarlo nelle stanze per vedere dov'era. Sì, quindi Teddy è bravissimo, è un cane che se non ci fosse andrebbe inventato, o quantomeno per noi. È lui, è così, ama strappare tutto quello che trova. Non che faccia danni, parliamoci chiaro, però questo è il suo gioco preferito. Un bel legno, più grosso è meglio è, da sbriciolare, anche perché sa dei denti che può farlo, di sbriciolare guarda. Qualsiasi tipo di materiale. Ecco. E poi è un casinista, disordinato, ce l'ha tutte, però è unico. È così, lo porti in giro, lo fai divertire e sei consapevole che la prima cosa che devi fare quando arrivi a casa è lavarlo. È metterlo sotto la doccia. Questo è Teddy. Inverno e estate. Teddy, non si può portare a casa, è una radice quella. Sì. Ti fai male. Io vedo del sangue sul legno, Yeah. Occhio alle spine, eh? Comunque possiamo dire che grazie a Teddy abbiamo scoperto un posto veramente figo, eh? Sì, ma ora quando si arriva giù in paese si va, c'è qualcuno che ci sa dire cos'era all'origine, se è un'abitazione o veramente un frontone, non lo so. Qualcuno lo conoscerà, come può... Aiuto! La fetta. È bucata, no? No, speriamo di no. Speriamo di no. Comunque per la cronaca, fino in cima al Monte Serra non ci siamo arrivati, ci siamo fermati nella maniera più assoluta. Ci siamo fermati dove Teddy ha scoperto questo casa frantoio e ci siamo accontentati di quello, era troppo lontano. No, siamo accontentati no, io presto il contento ora scendo giù in piazza, appena trovo qualcuno chiedo cos'era. E torno su a No, non lo spiego, lo dico bella. Così, giusto per la curiosità, se siete curiosi di sapere cos'era quel posto lì. Ah, io pensavo che volevi fare, andavi giù, chiedevi, tornavi su, no. Controllavi e poi riscendevi giù. No. Che Teddy vuoi tornare su, tornare giù? Ehi, Teddy vuole andare a casa, guardalo. Teddy ora va a lavarsi a casa. No, mamma, è pericolosa, andiamo via. Quella laggiù mi guarda e mi soffia. Ora, praticamente mi sono formata, c'era frantoi lì, era una semplice casa. E poi fu anche bombardata, giusto Adri? Quella casa lì fu bombardata al tempo di guerra. Buona. Quella laggiù che si diceva ora sul rio. Quindi era un'abitazione. Peccato lasciarla andare così, no? Bene, allora per oggi la passeggiata è finita. L'obiettivo è stato raggiunto perché abbiamo scoperto che cos'era. Sì, è una casa. Ora noi andiamo nella nostra di case. A fare il bagno a te. Sì. Ciao. Ciao.